Ciao Miki, è Yeah, arrivato ieri sounds sera. good. Bellissime le insegne stop and go. Noi ci stiamo muovendo in direzione contraria. A dove dobbiamo andare? No, nel senso che in Ah teoria dovremmo sì, stare su magari, quella corsia. magari potremmo, dovremmo stare magari almeno qua No, sopra. vedi che di là c'è l'altra corsia Ah che va sì. nella nostra direzione. Vabbè, ma noi siamo un po' opposite. Alternativi? Oggi ci troviamo al Summer Street, che è un festival che viene fatto per il terzo anno consecutivo per 3 sabati consecutivi. Wow. Come vedete non sono truccate, ho le occhiaie perché è bellissimo. stupenda. Perché io aspettavo Michele per stasera, invece è arrivato ieri sera. E siamo usciti chiaramente ieri sera per vivere un Al po' la village, città. fantastico. E niente, meglio per lui perché almeno si sta vivendo questo evento. Questo momento di frenesia. Esatto. Fantastici, poliziotti in bicicletta. I love it! We want to concentrate the weight on the ball via feet, starting with the right foot. And take a step with the right, followed by a step with the left. And number six, put your feet together. Okay? Let's do it again. My nine put news. Feet together. Let's start with the right leg. And take a step with the right, followed by a step with the left. Now, from here, switch the body. Lasciamoli ballare salsa e proseguiamo. Free bike repair. Capito? Quindi se tu hai la tua bicicletta che non funziona, vieni qua gratuitamente. Poi giustamente se succede qualcosa c'è anche first aid, quindi primo soccorso. Per fortuna non sono così impegnati. Lo stand della Reebok. E dall'altro lato, free skate rental, free skate rent e free skate repair, quindi non solo potete affittarli ma potete portare qua anche i vostri e farveli mettere a posto gratuitamente, oppure i bambini qua possono giocare con i gessetti, vedi tutte le creazioni grandissime, e possono giocare a Lula Hoop. New York tutta la vita. Però devo partire. Però non mi hai risposto. Prendiamo gli skate o no? No, non so, vedo non, so non so andare. No! No, sì, lo so, lo ammetto. Colpa mia. Ok. Thank you. Il traffico sotto. Grand Central Terminal e le bici col cane e col bambino, fantastico. Questa è la fila. No, è tutto all'aperto, sono queste qua sopra, adesso le andiamo a riprendere dall'alto. Ma sono piccolissime. Io mi aspettavo chissà che cosa. No. Cioè, tutte queste persone qua allora stanno facendo la fila, prendono il braccialettino, si tuffano e nel momento in cui hanno finito di tuffarsi devono già di nuovo uscire. Wow! Io in realtà mi ero preparata, avevo portato anche il costume da bagno, ma mi sa che non vale la tua, il costume da bagno. Anch'io ho il costume da bagno. No! Mutanda della nonna. Ma io sì però, ero pronta, invece mi sa che non ha senso. Thank you.
Però è carino il layout, le sedie. Ho visto dall'altra parte ci sono anche le amache. La piscina devo dire che è abbastanza ridicola, però. Ecco la nostra Laura. Mentre bevo l'acqua di Bloomberg. La carta vincente è vedere quanta gente c'è in giro. Vedere le strade di una metropoli completamente aperte al passeggio, alle biciclette, a tutto tranne che le macchine. Sinceramente non so dove riescono a mettere 130 persone nelle tre piscinette. Infatti. Sì, sono un po' piccole effettivamente, me l'aspettavo anche io un po' più grandi. Al completo? E ci sono tre gruppi, cioè il gruppo verde, rosso e blu, ha tre fasce orarie diverse. Sì. Del gruppo pieno. Basta, quindi... Dopo aver camminato quanti block? Ho dimenticato il conto, ho perso il conto. No, eravamo 59, siamo 34. Mm. Non sa fare i conti. Non sa fare i conti, no, ormai sono troppo affamato. Andiamo a mangiarci un hamburger. Ciao! Ciao!